Malgioglio fidanzato con un uomo di Dublino di 35 anni, ecco come l'ho conosciuto. Al Grande Fratello VIP, è tempo di confessioni. In un lungo dialogo con gli altri inquilini della casa, Cristiano Malgioglio ha parlato per la prima volta nel reality della sua vita sentimentale. Da 12 anni, è fidanzato con un uomo irlandese, che vive tuttora a Dublino e con cui porta avanti un amore a distanza. Il paroliere ha raccontato com'è nata la loro storia, scaturita da un colpo di fulmine in un incontro fortuito al supermercato. Cristiano Malgioglio sul fidanzato, ha 37 anni in meno di lui. Malgioglio ha sempre tenuto nel massimo riservo la sua privacy, già una volta disse di essere legato con un ragazzo di nome Michael, senza però specificare il cognome. Il giovane non è mai apparso pubblicamente con lui. Ho una storia che dura da quasi 12 anni, ha spiegato. Però lui non è in Italia, vive a Dublino. Non ne parlo mai perché sono cose mie, ma sono qui al Grande Fratello per spogliarmi e per raccontarmi e questo è molto bello. Cristiano ha inoltre spiegato che l'uomo ha 35 anni, 37 meno del paroliere, che ne ha 72, e che non lo vedremo mai ospite in studio al GF VIP, per la sua ritrosia nei confronti della ribalta televisiva. Verrebbe in studio nemmeno se lo pagassero tantissimo, sa che sono qui e penso mi veda via internet. Parla inglese, l'italiano lo sa poco. Com'è nato l'amore tra Malgioglio e il suo compagno? Malgioglio ha quindi raccontato la scena del loro primo incontro, segnata dal destino come una sequenza di un film romantico. Ho incontrato l'amore della mia vita in un supermercato, comprando degli yogurt. Ero con i miei amici a Dublino. Ho preso le cose di corsa al supermercato, perché loro mi stavano aspettando in taxi, e a un certo punto sbatto con il carrello contro di lui. Me ne ha detto di tutti i colori in inglese, io non ho capito niente. E io pensavo, mamma mia. Che bello sto ragazzo, sono pazzo di lui. L'ho detto ai miei amici, ogni sera andavamo in tutti i pub per sperare di incontrarlo. Il destino vuole che lo trovo la sera prima di partire. Ci siamo messi a parlare del più e del meno. I miei amici sapevano bene l'inglese. A un certo punto dico loro, prendete l'aereo, io rimango qui. Il racconto di Malgioglio termina qui, non è dato sapere come e quando i due siano diventati una coppia. Malgioglio e la lite con Simona Izzo. Nelle ultime ore, Cristiano ha fatto parlare anche per la sua lite con Simona Izzo, a conferma del fatto che entrambi i personaggi sono tra i protagonisti più forti e centrali di questa edizione del reality. Devo dirti che sei una grande attrice, io ti amo ma sei un'attrice pazzesca. Sei una grande attrice e sei da Oscar, ha detto Malgioglio, accusando la Izzo. Più tardi, il battibecco è continuato, con Cristiano che ha punzecchiato la regista bollandola come ossessionata dal sesso.